Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Simone Badassin e oggi vediamo 4 punti fondamentali che non dovrebbero mai mancare nei vostri preventivi. Ma prima di tutto, come sempre, come buona abitudine, iscrivetevi al canale, così chissà che prima o poi l'algoritmo di Google mi caghi, ok? Fare un preventivo è una di quelle procedure che fa parte del lavoro del freelance, quindi andare a fornire una prima stima, anzi una stima definitiva nella maggioranza dei casi, perché comunque cannare il preventivo, ne abbiamo parlato anche in altri video, non è proprio la cosa più furba del mondo. Di conseguenza ci sono tutta una serie di parametri che dobbiamo andare ad inserire. Per capire come fare un preventivo fatto bene, vi invito ad andare a vedere nel mio blog un vecchio articolo di qualche tempo fa che rimane comunque molto attuale. In questo video, nello specifico, invece, vi voglio illustrare quali sono i 4 punti che secondo me non devono assolutamente mancare nel vostro preventivo per poter mettere in sicurezza quelle che sono le dinamiche del vostro lavoro. Andiamo! Il primo punto nello specifico è un fondamentale, cioè voi andrete sempre a scrivere nel preventivo quello che farete. Quello che io a mie spese ho imparato col tempo è di andare a scrivere anche quello che non farò. Quindi ricordatevi sempre che il vostro cliente non ha consapevolezza di quello che è il vostro lavoro, quindi per lui chiedervi di fare: aggiungimi una pagina, aggiungimi una foto, aggiungimi 2 pagine, fammi un e-commerce, fammi 6 lingue. Non hanno consapevolezza, non lo fanno neanche per cattiveria, secondo me semplicemente non capiscono come funziona il vostro lavoro. Quindi di conseguenza nei vostri preventivi è fondamentale che andiate a definire anche le cose che non farete comprese nel prezzo. Non è compreso nel preventivo creazione di sito e-commerce, creazione di multilingue, creazione di landing page, modifica di immagini esistenti che magari sono brutte, ricerca di questo, scrittura dei testi, insomma, sono tantissime le dinamiche che magari per il cliente è ovvio che le facciate voi, ma in realtà non è proprio così, o perché appartengono ad altre figure professionali come compito, o semplicemente per il fatto che le potreste fare anche voi perché magari ne avete le competenze. Ma giustamente devono essere valutate e stimate con un costo, non dico a parte, ma deve essere chiaro che non fanno parte di quello che è il preventivo per il sito. La seconda cosa molto importante da inserire sempre nei vostri preventivi è il cosiddetto diritto di recesso. Molto romanticamente, una volta il mio amico Alessandro Vercellotti, che saluto, l'avvocato digitale, mi disse che io ho una visione romantica di questa cosa. Nei miei preventivi scrivo sempre: Simone Baldessini si riserva il diritto di recedere dal contratto successivo nel caso venissero a mancare le condizioni per un sereno proseguimento del lavoro, mettiamola così. Nella realtà dei fatti com'è la cosa? Beh, è abbastanza semplice. Vuol dire semplicemente che potrebbe essere che un rapporto di lavoro che inizia con tutti i migliori presupposti del mondo si trasformi in un incubo in brevissimo tempo. Cioè, può anche essere a un certo punto che il cliente diventa molto impegnativo, oppure non ci troviamo, oppure il lavoro entra in un tunnel di cose che non finiscono più. Telefono che suona continuamente, un continuo di mail, messaggi, PDF, fai così, fai colà, eccetera. Quindi viene a mancare quella che è la fiducia nel lavoro che voi potete, che avete messo sul piatto, nel progetto che avete fatto. A quel punto lì, consiglio mio, carta canta, vi consiglio di lasciar perdere il cliente. Se necessario troverete un accordo magari per la restituzione dell'acconto o di come vi siete accordati, però fidatevi ragazzi, quei clienti lì ad un certo punto è meglio che vadano. Il terzo punto che vi garantisco è molto utile inserire nei preventivi, io non è tanto che ho cominciato perché mi sono successe poche volte queste casistiche, però poi alla fin fine ho visto che ultimamente sta prendendo un po', potrebbe prendere un po' troppo via questa cosa, soprattutto causa Covid, causa tempistiche, causa un sacco di robe. Insomma, in parole povere stiamo parlando di il saldo. Quando deve arrivare? Cioè, quando è che io ho diritto a essere saldato per il lavoro? Beh, tecnicamente nei miei preventivi di solito scrivo saldo prima della messa online definitiva, così mi metto al riparo da quelle che sono eventuali dinamiche che possono sfuggire di mano, nel senso che il cliente magari poi io sono andato online, il cliente se la mette via, non mi paga per un sacco, star qui a far partire avvocati, legali, eccetera, eccetera, diventa sempre una rottura di balle mostruosa. Nella realtà dei fatti però esiste anche una casistica abbastanza infame che può capitare, che è quella per cui, ma non per colpa del cliente, ma per colpa magari di chi gli deve fornire un certo tipo di servizio, ok? Il sito rimanga in standby per un anno. Ho un record di 4 anni e mezzo su un sito, per dirvi che ancora oggi sto aspettando i contenuti. Quindi siti pronti, magari fatti, la vostra parte di lavoro è pronta, vi manca solamente di finire con le 2 o 3 cazzate, vi mancano 2 immagini, il fotografo non arriva, il grafico ci mette una vita, il copy, boh, il cliente si è perso, per dirla in dialetto veneto.
Il punto è che comunque voi il lavoro l'avete fatto, ma siccome giustamente non sarete saldati fino a quando il sito non andrà online, fino a prima della messa online definitiva, il problema è che voi non sarete pagati magari per un anno. Quindi ho imparato a inserire nei preventivi una piccola clausola che vada a spiegare che ovviamente se entro un certo termine di tempo, che può essere quantificabile in 6 mesi per esempio, se il sito non è finito per motivi che non dipendono da voi, allora voi avete diritto a emettere la fattura e avete diritto al saldo definitivo. Poi, una volta che vi hanno saldato, a parte che ci sono buone probabilità che poi quando hanno pagato corrano anche e comincino a sollecitare magari le figure che dormono, quelle professionali dormienti, però rimane anche il fatto che a quel punto lì a voi quando arrivano, arrivano. Il quarto e ultimo punto molto importante secondo me quando fate un preventivo è quello di ricordarvi che non vivete lavorando solo per quel cliente lì. Quindi quando i clienti vi mettono fretta con le deadline è molto importante cercare di definire nel preventivo le tempistiche. Una clausola che io vi consiglio sempre di inserire è questa: il sito sarà terminato dopo 50-60 giorni, quindi un paio di mesi, dalla consegna da parte del cliente di tutto il materiale necessario alla realizzazione del sito. Questo vuol dire che se per qualche motivo non vi arrivano i contenuti del sito, nel momento in cui vi arrivano, che sia passato un mese, 2, 3, 4, 5, voi avete ancora 60 giorni di tempo per terminare. Perché questa cosa? Perché magari in quel periodo lì gli dite guarda in un mese facciamo tutto, in 15 giorni facciamo tutto, magari non ci avete un cazzo da fare in quel periodo lì, rimane il fatto che poi però magari vi arrivano altri lavori. Quindi forse state lavorando su 3 siti, cioè avete quel sito di quel cliente che è fermo da 5 mesi, ovviamente quando il cliente finalmente riesce a mandarvi il materiale o chi per lui vi manda il materiale, si aspetta che venga fatto tutto e subito, ok? Ma ormai ti ho mandato tutto, dai finiamo, non è che voi stavate lì ad aspettare la manna dal cielo, quindi di conseguenza sia chiaro che nel momento in cui il vostro cliente vi manda il materiale, voi con tutta la calma del caso terminate quello che state facendo, date le giuste priorità e sapete che avrete poi 2 mesi, entro quei 2 mesi dovrete andare a terminare anche quel lavoro lì. E vi garantisco che a volte è un po' antipatico andare a riprendere in mano siti a distanza di così tanto tempo, ma non perché sia brutto da fare o perché sia una seccatura, è un lavoro, vi pagano, semplicemente perché a volte è difficile ricordarsi cosa, come, quando e perché. Pertanto, magari in un prossimo video vi spiegherò un attimino come tenere traccia e memoria di tutti quelli che sono i passaggi che avete fatto nel sito per poter dire ok, riprendo in mano un sito che è fermo da un anno, so esattamente dove ero arrivato e cosa mi manca. Ma di tutto questo parleremo magari in un altro video. Anche per oggi è tutto ragazzi, grazie mille per aver seguito anche questo video, vi rinnovo il piacere di farmi cagare dall'algoritmo di Google lasciando un like al canale e se volete attivate la campanellina. Come sempre e si spera per molto tempo 2 video alla settimana, il martedì un tutorial, il giovedì video come questo di pura teoria o consigli. Noi ci vediamo alla prossima, see you next time.